Oggi facciamo un acquerello grafico. Ciao a tutti e benvenuti da Ombretta su Arte per te. Oggi dipingiamo con gli acquerelli, ma affrontiamo una tecnica leggermente diversa. Un acquerello che sia anche grafico, un po' illustrazione, un po' stampa, in realtà è soltanto un acquerello. Faremo insieme il mitico Matsugoro di Sanpei. Non è vero, però un soggetto giapponese ed esattamente un pesce. Credo sia un pesce gatto, però non ne sono certa perché non ho questa conoscenza ittica. E allora spostiamoci di là e andiamo a vedere l'acquerello grafico come si fa. Ed ecco l'occorrente per la nostra illustrazione dipinto ad acquerello. Una matita, un foglio di acquerello. Io sto usando uno di questi, un Fabriano 100% cotone, solo che a differenza di questo che è a grana fina, questo è a grana satinata, è quasi liscio. Una matita, una gommina, poi una selezione di pennelli, i miei sono quasi tutti della Tintoretto e qualcuno della Da Vinci. Acqua naturalmente e poi i miei acquerelli. Oggi, già che non li uso mai, quasi mai, uso i watercolor confection della prima, i classici e i tropicali. Ho queste due selezioni di colori, questi sono i tropicali, questi sono i classici. Trovate le recensioni sul canale, le ho fatte un annetto fa circa. Naturalmente pezzuole per scaricare l'eccesso d'acqua e iniziamo a lavorare. Oggi farò con voi un soggetto che ho estrapolato da internet ed è un pescione. E allora cominciamo subito. Un pescione che io rivisiterò ovviamente nelle forme della mia fantasia, non lo farò del tutto uguale. Dopo aver definito gli spazi, tampono tutto con la gomma pane per alleggerire la coloritura della grafite. Con un pennello sottile comincio a preparare una gamma di arancioni. Comincio dal più scuro, quindi prendo un arancione, metto anche un po' di giallo e piano piano vado bagnato su bagnato, bagnando scaglia per scaglia, squama per squama, chiamiamola col suo nome, e immettendo colore. In maniera un po' irregolare, quindi faccio una squama, la bagno tutta, e inserisco. Se voglio macchiare un po', una volta che il colore sta per essere tirato, col pennello asciutto passo e tiro via un po' di colore, quindi se si è asciugato invece ribagno, poi ripasso da asciutto. Se voglio intensificare alcuni punti, posso anche ribagnare lì dove avevo dipinto, prendere il colore un po' più in purezza e picchiettarlo e quindi
movimentarlo all'interno della squama. Quindi un doppio passaggio di bagnato su bagnato. Ribagno, prendo un po' di colore e lo ridistribuisco. E proseguo così con tutti i gradi di arancione che voglio immettere, dall'arancione più sfacciato, come quello che abbiamo inserito adesso, ai gialli ricchi. Per delineare bene i margini evito che le squame che dipingo siano attigue, in modo che ne lascio asciugare una e poi con un colore con un tono leggermente differente ne metto un'altra. Adesso piano piano cambio il tono, rimanendo comunque sempre sull'arancio. Ogni tanto immetto una squama bagnato su asciutto per dare una campitura meno mossa e più piatta. E ovviamente anche più carica di pigmento. Ora vi faccio vedere come alternando bagnato su asciutto e bagnato su bagnato si possa avere un effetto cromatico molto d'impatto, proprio perché tutte le parti bagnato su bagnato, come per esempio questa che sto facendo, verranno più movimentate e cromaticamente più diluite. Tutte le parti invece bagnato su asciutto, come quest'altra che sto facendo in questo momento, quest'altra squama, verrà invece molto più nitida, e quando vorrò movimentare questa parte mi basterà ribagnarla e tirare su il colore con il pennello asciutto. Guardate per esempio come ho fatto qui sulla branchia o come sto facendo su queste altre pinne. Adesso passiamo alla faccia. Io mentre procedo elimino anche la grafite in più che non mi piace avere. Delineo dapprima tutta la faccia per sommi capi. Lascio asciugare e passo ad altro. In questo momento sto andando avanti tutto con un bagnato su asciutto molto diluito. Il bagnato su asciutto molto diluito è la via di mezzo tra il bagnato sul bagnato e il bagnato su asciutto. Vedete? Tutta la coda la sto facendo bagnato su asciutto, ma in maniera veramente appunto diluita. E guardate adesso come delimito meglio l'occhietto e intensifico, e qualora sbavassi, vedete, basterà tirare via con un po' di carta asciutta. Adesso inizio a fare il fondo. Il fondo è un insieme di geometrismi e ghirigori che si intersecano tra di loro. La particolarità di questo fondo è che ha delle campiture di base, andrò ad aggiungere, come farò anche sulle squame, dei disegnini o tono su tono, con un tono leggermente più scuro, o in contrasto. Quindi sto intanto definendo tutti gli spazi, con un gioco di colori che va dal verde al turchese al beige. Qui non vado per colori complementari, ma vado per colori vicini nella ruota cromatica.
vicini nella ruota cromatica si chiamano appunto i colori analoghi e sono i colori che contengono un colore comune e si trovano uno accanto all'altro nella ruota cromatica. Tutto questo disegno, infatti, ha la sua forza nell'accostamento di colori analoghi. Quindi anche la scelta del colore è funzionale al messaggio. Il colore analogo, come vedete, dà dolcezza e nello stesso tempo freschezza al disegno. Bene, adesso continuo a compilare a campiture tutto lo sfondo seguendo il disegno che avevo immaginato e disegnato a matita. Adesso inizio a movimentare le campiture piatte o leggermente ondulate a seconda che siano andate bagnato su bagnato o bagnato su asciutto, inserendo dei motivi al proprio interno. Sono proprio dei motivi che devono quasi scomparire, non saranno dei segni troppo evidenti, ragion per cui li sto facendo tono su tono. Non voglio che prendano il sopravvento, ma come è per i toni analoghi, voglio che accompagnino il disegno nel renderlo più movimentato e ancora più moderno. Più o meno la tecnica è quella dello Zentangle, cioè inserire dei motivi che vengano ispirati dalla propria onda creativa e liberare la mente mentre lo si fa. Mi raccomando semplicemente nel non andare in contrasto cromatico con ciò che si è fatto prima. Tutto questo riempire potrebbe sembrare un appesantimento, invece alla fine vedrete come si risolverà in un alleggerimento, perché essendo questo un disegno di tipo grafico, quindi che alla fine sarà contornato con un colore nero, tutto questo movimento cromatico andrà a smorzare la pesantezza del nero. E adesso con un marker giapponese, questi sono i pennarelli che servono per fare gli ideogrammi, vado a segnare i contorni di ogni elemento presente sul foglio. Voi potete usare qualunque pennarello, l'importante è che sia ben nero e che si stagli bene in contrapposizione alla leggerezza dell'acquerello. Questi sono degli acquerelli con dei pigmenti molto forti. Sono dei colori a base d'acqua, sono infatti gli acqua brush della Pentel e hanno proprio lo stesso principio dell'acquarello, solo che cromaticamente sono molto più intensi. Adesso potete capire a cosa serve tutto quel lavoro di tono su tono differenziato. Serve proprio per non fare prendere il sopravvento al nero su tutto il disegno. Viene a calibrare i pesi della cromia.
Dopo aver terminato di contornare, vado ad aggiungere degli ulteriori elementi che possano servire a bilanciare il disegno. Ed ecco qua, il nostro acquerello grafico con colori analoghi è pronto. Non è bellissimo? È fresco? Pollice in su se vi è piaciuto e vi lascio alle foto. Bello il nostro acquerello, sembra quasi una stampa, mantiene la trasparenza dell'acquerello e gioca tono su tono con la costruzione di quei pattern che riempiono il foglio e lo movimentano. Quindi un acquerello classico di fondo che poi viene arricchito con una serie di motivi decorativi e che poi viene stagliato sulla carta ed reso grafico proprio col contorno in nero. Questo contorno in nero io l'ho dato con un pennarello giapponese della Pentel. Questi sono quei pennarelli, non è un acqua brush, guardate, è proprio scritto in giapponese. È quello che serve anche per fare gli ideogrammi, per intenderci, però potete benissimo farlo con l'acquerello nero, con la gouache nera o con l'acrilico nero questo passaggio. E allora, spero che questo video vi sia piaciuto, che vi abbia incuriosito questa nuova tecnica, anzi questa differente tecnica per usare l'acquarello. Se è così, pollice in su, condivisione, iscrivetevi a tutti i miei social, vi aspetto su Facebook, su Instagram, numerosissimi, vi aspetto sui miei altri due canali, Due Cuori, Una Cappa e Ombretta, e attivate la campanella per non perdere i prossimi video di Arte per Te. Da Ombretta e da Arte per Te è tutto, alla prossima volta, ciao!